Salve! Oh, quando vedi che ma vi do! Cioè sta buono chi l'ha da G. Bella. Bravo. Ti hai scudato poco Paolo? No. Let's roll. Passa di 0-5 minuti. Sì, vabbè. Passo questo mattino. Vado a sinistra, vado a sinistra. Andrà. Sì, andrà. Cambia! Guarda, cambia! Ah. Non ti ingatta. Sì. Sono manchissimo, c'è venuto. L'hai pure ripigliato. Chi c'è? Scopriamolo a uscire la felicità sul volto di Pignardelli. Autore di una grande parata. Pignardelli! Diamo la contentezza del numero uno.
Ho visto bello il mio gol. Pensa. Alfa Vattore. Ah, no. Vieni qua, vince, batti tu. Poi posso fare anche l'istantanea mentre faccio il video. Guarda. Sei un cesso. Guarda. Ecco, guarda Fox. Sei un cesso. Bello. Tocca a te. Ecco, fai telefono a lui, devi andare a me, puoi andare a tutto quanto. Mi ha fatto manca. Sorry, Andres. Andrés. È nostro. No, sono qui terzo, quarto e quinto, va bene, non è da classificare. Vince, è tuo! Vince, è tuo! Valerio! Santos! Voletta! Vieni, vieni, vieni! Scuso, ma le chiavi dello spogliatoio, scuso! Luca, ma se più lei non te lo mandate, ti scappo quando ce l'hanno mandato. Perché? Ma lei, ma ci vedete, quindi chi lo andrà a fare? Vinti stavolta. Ma... Vabbè, bastone, voglio me lo faccia con il viso, non serve. Oh, ma noi te l'hanno sempre dato sotto, frate. Allora me lo fai vedere che sta preoccupato di chi? Questo gol non si può dare. Signore. Non è un'uscita, però già detto che mi cerca questo modo perché non è possibile. Quando cominciare il 50. La prima partita del sabato di campionato si è conclusa, vedeva scontrarsi Paris Saint Germain contro Kokodasaray. Partiamo da Kokodasaray con il migliore in campo Fusco. Un primo tempo dominato, hai siglato una rete di pregevole fattura. Un 1-1 che vi regala un punto in classifica. Cosa ne pensi sul match e soprattutto questa squadra, abbiamo notato oggi che si è ripresa dopo le brutte sconfitte precedenti? Diciamo che la partita poteva andare meglio perché l'abbiamo buttata, visto che abbiamo avuto molte più occasioni e abbiamo buttato alla fine per un errore anche difensivo. Però diciamo che dalle prestazioni iniziali c'è stato un netto miglioramento, la squadra è migliorata, siamo più compatti.
quindi penso che si può andare anche più avanti. Pensi... No, solo un punto non è giusto in questa squadra. Ok, pensi che riuscirete comunque a raggiungere il traguardo per qualificarvi in Champions? C'è qualche possibilità, il torneo è difficile perché il livello è alto, però ci passiamo. Ok, grazie Fusco. Passiamo ora alla palla De Simone, capitano dei Paris Saint Germain. Un pareggio tutto sommato giusto. Un primo tempo praticamente assenti, anche a causa delle numerose assenze che comunque hanno visti degenerati oggi. Cosa pensi sul match e soprattutto se la tua squadra può dire ancora qualcosa in questo torneo, chiave scudetto, di vincerlo proprio, in quanto i malesi hanno perso ieri? Senza dubbio è stata una partita difficile, anche perché come abbiamo visto si sono rinforzati anche appunto gli ultimi classifici. Per le assenze che ci sono state, il primo tempo siamo stati assenti, però abbiamo giocato una buona partita. Rispetto all'anno scorso il livello del torneo si è alzato tantissimo. Diciamo che potrebbero vincere chiunque, anche questi qua potrebbero vincere il torneo, come è alto il livello. Tutto sommato penso che sicuramente sono stati due punti persi, che avevamo una buona possibilità di raggiungere anche i Super Santos che giocano ora, però vabbè, ci faremo la prossima. Come al solito siete stati spreconi sotto porta, questo comunque è il vostro solito, quindi qualcosa da migliorare in attacco si deve fare, perché il solo De Feo non riuscirebbe a mantenere per tutto la durata del torneo. Sicuramente, speriamo che nella prossima partita riusciremo a fare meglio, anche i Super Santos si stanno nella squadra di rivelazione, addirittura se vincono stasera portano primi in classifica, sarà una bella partita.